costantemente gli avversari. Quindi mi ha fatto proprio piacere che Ancelotti abbia preso le sue difese, mi ha fatto Ecco, molto piacere. è infatti per questo, ma Ancelotti pure lo disse ai Juventini: non dimenticate la sconfitta che avete avuto con me in Champions quando ero allenatore del Milan, nella finale Milan-Juventus, che vinse il Milan con il rigore finale di Andriy Shevchenko. Senti, Rosario, l'ultimo, poi ti lascio le tue cose, so che eri a cena. Il Napoli, ecco, domenica prossima ci sarà Milan-Juventus e Genoa-Napoli domani sera. Guarda, Pensi che ti io vedo posso il dire Milan che in Napoli salute? ha a Genova, poi gioca in casa con Chievo e poi c'è Bergamo. Vabbè, La no, partita più difficile che ci avrà è quella di Bergamo. partiamo soltanto da questo fine settimana. Genoa-Napoli, Napoli penso che a Genova ce la può fare. Mentre io credo un Milan in grande salute potrebbe anche fermare la Juventus. Sono d'accordissimo con te, però bisogna vedere come reagirà la Juventus, Certo, capito? Bisogna vedere a questa sconfitta se si riprendono subito oppure le scorie di questa sconfitta gli rimangono. Lampanti, Rosario, c'è anche l'Inter che ha agguantato il Napoli, che sta andando forte e che domenica giocherà a Bergamo.